Ciao. Questa mattina stavo facendo una riflessione che voglio condividere con te. Come sarebbe stata la mia vita se non avessi fatto le scelte che ho fatto, se non avessi ascoltato i segnali che mi hanno portato proprio su questo cammino? E mi vedevo nel futuro, anche se comunque prima di prendere questa strada facevo un bellissimo lavoro che praticamente tutti mi invidiavano. Facevo una bella vita, viaggiavo, disegnavo abbigliamento, quindi era anche un lavoro molto creativo, mi sceglievo i clienti, avevo lavorato con aziende importanti in varie parti d'Europa e quindi diciamo che la mia vita lavorativa apparentemente era ok, solo che a me non bastava, io sentivo che c'era qualcosa di più e a un certo punto l'universo mi ha risposto. E quando ho cominciato a ricevere segnali, ovviamente all'inizio ero un pochino attonita perché comunque mi portavano su un cammino che conoscevo parzialmente per i miei studi che sono durati tutta la mia vita, per la mia naturale propensione, no? A queste tematiche. Ma dentro di me ovviamente c'era una difficoltà connessa proprio al cambiamento. C'era la resistenza che ciascuno di noi mette in campo quando si propone un cambiamento molto forte nella vita. Ebbene, lì sono stata ad un bivio, anche se diciamo che i segnali nel mio caso erano veramente molto molto forti ed era praticamente impossibile quasi ignorarli, ma avrei comunque potuto scegliere. Ebbene, mi sono vista nel futuro in una vita comunque che continuava più o meno nello stesso modo, però dentro di me c'era qualcosa di diverso, perché c'era la consapevolezza di non aver fatto la scelta corretta, la consapevolezza di non aver preso quel treno, perché sì, è vero che se vai alla stazione di treni ne passano. Ma magari non passa il tuo. E non sono tutti uguali i treni, perché su alcuni treni magari ci sono delle occasioni che non si ripeteranno mai più in tutta la tua vita e che magari non si ripeteranno mai in questa esistenza e magari per molte altre esistenze. Quindi noi quando abbiamo un segnale, in realtà riceviamo un richiamo dalla vita che ci porta verso il nostro cammino, il nostro bene supremo. Ebbene, come mi sono vista nel non prendere quel treno? Beh, devo dire che le immagini non sono state molto belle. Mi vedevo nel futuro, in una vita che non sentivo più mia, non realizzata, mentre prima di avere questa consapevolezza mi divertiva comunque fare quel lavoro, anche se sentivo che per me c'era qualcosa di più, qualcosa di diverso. E in più, mi sono vista come se mi mancasse un pezzo, un grande, grande vuoto interiore. Mi sono vista percorrere un cammino che non era il mio. Mi sono vista infelice, triste, senza possibilità di realizzarmi. Abbandonata anche un po' dall'universo, perché l'universo, dalla mia esperienza, ho visto che fa così, ci manda dei segnali. Prima è delicato, poi i segnali diventano sempre più forti, magari te ne sarai accorto. A volte arrivano dei segnali veramente forti, ma talmente forti che sconvolgono la vita di una persona. Altre volte, a un certo punto, l'universo, quando vede che non c'è possibilità, è come se si arrendesse e rispettasse un po' la scelta di una persona che ha deciso di non fare quello che era giusto per lei, di non prendere quella strada. E quindi cosa avviene? Avviene che la persona viene lasciata al suo destino e quindi quel treno è come se l'avesse davvero perso. Non è vero che un treno vale un altro. Mi sono vista proprio un po' abbandonata dall'universo e mi sono vista anche
molto sola, non che fossi sola perché di gente attorno a me ce n'era, ma sola dentro. E con quel senso di vuoto incolmabile molto molto profondo, dove tu sai che la soluzione ci sarebbe stata, ma alla fine una parte di te ha rifiutato. E la sensazione non era piacevole, anche perché comunque la vena creativa l'ho vista svanire. Ho visto svanire l'entusiasmo nel fare qualcosa di bello, qualcosa di nuovo. Ho visto proprio la demotivazione, forse anche la depressione, potrei quasi chiamarla così. Una grande tristezza, voglia di tornare a casa, anzitempo, come se una parte di me, anche se c'è la consapevolezza della lezione da imparare, che è quello di non perderti mai più un treno, è comunque un'immagine molto poco piacevole, per poi vedermi nell'ultimo periodo della mia vita con molto rimorso. Con molto rimorso per un'occasione molto importante mancata, per non aver vissuto la mia vita, per non aver compiuto, realizzato la mia opera, il mio capolavoro e per non aver portato avanti quel sogno che in realtà dentro di me c'era già da bambina. Quindi, perché ti ho raccontato questa storia? Ogni cosa che ti racconto è perché sento che può essere uno spunto. Può essere uno spunto che ti può permettere di fare qualcosa di buono nella tua vita, che può essere un contributo, un piccolo contributo perché tu possa fare quel qualcosa di buono in più, oltre a quello che magari già fai, e portare avanti qualcosa di magico, magari fare un cambiamento, qualcosa di diverso che ti permetta magari di non fare qualcosa che sia controproducente, ma di fare qualcosa che sia veramente buono per te. E quindi spero che questo messaggio ti possa essere utile, anzi so che ti sarà utile, perché sento che ti ha toccato dentro a fare questo errore. Ascolta i segnali e segui le indicazioni che l'universo ti sta già dando. Quando senti un richiamo verso qualcosa, sappi che è normale sentire paura, sentire rifiuto, perché il cambiamento fa paura all'essere umano, è scomodo. Noi siamo esseri piuttosto pigri. Ma quando senti un segnale, un qualcosa che ti chiama, qualcosa che ti fa sentire dentro, sì. È quello che devo fare almeno in questo momento, anche se può essere una piccola scelta, una cosa apparentemente anche senza senso, tu falla perché potrebbe veramente cambiare la tua vita. Ciao, buonissima giornata.